Aspetta che lo sai che questa è un'agenzia di viaggio interattiva, quindi fra pochissimo vedrai tutte le immagini qui, anche le immagini che ho scattato. Aspetta che vado a cercare la cartella. E ora dell'Etosha. All'Etosha passerete sono molto importanti perché aiutano a mantenere il canale di alta qualità e indipendente da donazioni esterne. NordVPN è un servizio che vi permette la navigazione in rete in modo anonimo e protetto. Permette inoltre di aggirare la geolocalizzazione, cosa molto comoda, e accedendo attraverso il mio link, trovate sia giù in descrizione che sul primo commento, avrete sul prezzo totale di un abbonamento di 3 anni lo sconto del 75%, e quindi il prezzo arriverà a corrispondere al mese come se aveste speso al mese 2,62 euro. Inoltre, usando il codice sconto Chiara, avrete un mese completamente gratuito. Questo servizio è disponibile in oltre 62 paesi ed è usufruibile sia da computer che da cellulare. È compatibile con Windows, iOS, macOS e Android, quindi è super comodo da portarsi anche in viaggio. È molto comodo secondo me in viaggio sia per l'organizzazione di un viaggio sia per il viaggio in sé, perché mi permetterà di annullare la geolocalizzazione, quindi si trovano fuori dall'Italia o in altre parti del mondo. Inoltre, in viaggio potrà ad esempio servirvi per guardare ad esempio una partita di Serie A se siete fuori dall'Europa, perché potete geolocalizzarvi in Italia, oppure interessante anche per le serie TV, perché potrete vedere una serie TV su Netflix ad esempio che è uscita quindi comodissimo come servizio. Vi ricordo che accedendo attraverso il mio link che trovate in descrizione e sul primo commento avrete il 75% di sconto su un abbonamento triennale che vi verrà a costare come se aveste speso 2,62 euro al mese. In ordine con il promo code Chiara potrete avere un mese gratuito, quindi spero davvero che vi sia essere rimasti fin qui. Un altro grazie a NordVPN per aver sponsorizzato il video, e adesso buona visione. Ciao. Ciao. No.
il safari non è la scelta giusta, ma la scelta giusta sarebbe il Sudafrica, perché la Namibia è una nazione molto 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 secca, in cui piove poco, hanno avuto anche molti problemi proprio di siccità grave, e anche comunque ti danno dei consigli su come non sprecare acqua, bisogna starci molto attenti. Gli altri paesi decisamente non hanno. Sì, il deserto ad esempio, esatto. Allora, intanto io prima di tutto vorrei sapere budget, periodo e numero di giorni. Andate, ok, andate voi due, perfetto. Allora, budget a testa. Anche io ho fatto 10 giorni, la si fa, bisogna rinunciare a un po' di cose, però insomma ci si può sempre ritornare. Diciamo che le persone di solito fanno addirittura 3 settimane se la vogliono girare bene, con calma, però io mi ritengo molto soddisfatta comunque della mia vacanza. L'unica cosa è che bisogna guidare un pochino, sì, avete comunque delle lunghe, lunghe, lunghe ore in macchina. Allora, adesso aspetta che lo sai che questa è un'agenzia di viaggio interattiva, quindi fra pochissimo vedrai tutte le immagini qui, anche le immagini che ho scattato io. Perché no? Aspetta che vado a cercare la cartella. Da sapere prima, ci vuole la potenza internazionale, non tanto per il noleggio auto quanto per il controllo della polizia. Per quanto riguarda i vaccini, dipende un po' dal periodo, soprattutto per la malaria, però del resto sì, profilassia antimalarica, soprattutto solo per il nord, quindi le tosha, e antitetanica, che però se siete già coperti bene, se no comunque la dovreste fare in ogni caso. E vaccino per il tifo e vaccino per l'epatite A. Io non ho avuto niente, il mio ragazzo non ha avuto nessun effetto collaterale, quindi no, sono tranquilli. Altra cosa, lì la guida è a destra, quindi sì, dovete un po' abituarvici, e lì le macchine sono grandi, vi daranno un pick up. Altra scelta, prima di cominciare un po' a organizzare, prima di dirti un po' il giro, è che qui ci sono due opzioni, il campeggio e i lodge. Allora, il campeggio è la scelta ovviamente più economica, non di troppissimo, soprattutto sui 10 giorni non viene una differenza stratosferica, e comunque nel vostro budget ci possono stare anche i lodge. Invece i lodge sono delle strutture che di solito hanno più o meno grandi, tipo mini villaggi con delle mini casette, e hanno il ristorante in comune, e poi hanno appunto delle mini casette con camera e bagno, molto carine, molto graziose. Diciamo che quello è un po' il lusso, ci sono quelle più belle, meno belle, più costose, meno costose. Gli unici posti in questa rete d'albergo sono le città. Ok, quindi lodge. Comunque, nel caso si può fare un misto.
Catania, fa scalo e parte da Milano, fa un piccolo scalo a Roma per prendere ancora degli italiani e poi lo scalo principale è ad Addis Ababa, capitale dell'Etiopia, e da qui questo aeroporto è completamente, quasi completamente dell'Ethiopian Airlines, e qui la gente va in Sudafrica, Seychelles, Victoria Falls, Angola, Botswana, Namibia. In Namibia atterrete a Windhoek, che è la capitale. A Windhoek io devo stare solo una notte, non c'è bisogno di starci tanto, non c'è nulla di che fondamentalmente, è semplicemente una città molto grossa, una città non grossa ma con degli spazi molto grandi, perché hanno molto spazio. Giusto, bella domanda. Allora, io sono a contatto con un'agenzia appunto namibiana e anche con un car rental che offre anche il servizio proprio di venirvi a prendere in aeroporto e di portarvi direttamente al car rental a Windhoek. Sono una quarantina di minuti dall'aeroporto alla città. Sono interessanti i viaggi in auto perché vedrai le tue prime scimmie. Dollari namibiani, un euro vale circa 15 dollari namibiani, però per molte cose i prezzi sono proporzionati, ad esempio una bottiglietta d'acqua costa 15 dollari namibiani, quindi un euro più o meno. Dal secondo giorno in poi qui il tour cambia a seconda di quello che vorrei visitare, alle come si chiama? Nauku Luft Mountains, sono più di 4 ore di macchina, quindi vi consiglio di partire molto molto presto. Qui troverete già il, mi sposto un po' così puoi vedere, qui troverete già il primo, diciamo, paesaggio un po' più selvaggio, un po' più namibiano, e perché Windhoek è proprio una città, e qui è molto molto bello perché si vedono delle stelle. La Via Lattea, bellissima, un'esperienza che ti lascia abbastanza bocca aperta, devo essere sincera. E anche se il giorno dopo vi dovete svegliare presto, comunque le stelle si possono vedere anche alle 9 di sera, perché alle 7, 7 e mezza il sole tramonta. Il giorno dopo, a un'oretta di distanza, c'è l'ingresso per il deserto, l'ingresso per quella zona chiamata Sustrei. Questo deserto è enorme ed è appunto questo, è un deserto rosso. Ciò che mi ha fatto più impressione è il distacco fra l'azzurro incredibile del cielo, queste dune altissime rosse e poi Tetvlei, che era bianca. Ciò che vi consiglio di visitare, di andare a visitare ovviamente, è Tetvlei, che non saprei neanche bene come descrivere. Sì, provo a farti vedere le immagini, ma non ti voglio spoilerare troppo. Comunque appunto è la valle morta, più o meno. Ciò che vi consiglio, anche se Tetvlei è accessibile anche senza scalare una duna, ciò che vi consiglio è di scalarla e di andare al deserto prima dell'alba, perché appunto si fa la fila. La cosa divertente è che è scalata, si scende e si scende per metri, 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 decine di metri di sabbia. Quindi qui fareste due notti, una per visitare un pochino intorno, un pomeriggio, il giorno dopo tutto il deserto. Poi rotta verso
E lì, 70% del giorno c'è la nebbia, c'è freddo, vi portatevi la giacca. Mi serve, mezza giornata mi serve comunque di spostamento fra una tappa e l'altra, circa 4 ore anche qui. E poi al pomeriggio, ad esempio, potete andare a fare un giro nell'altro deserto, che sarà un po' come il deserto, come ce l'avete presente voi. E si possono fare diverse attività. Potete chiedere direttamente all'albergo se vi organizzano, si mettono in contatto con il gestore delle attività nel deserto. Si può fare quad, consigliato solo a chi veramente lo sa fare perché può essere pericoloso, cammelli, oppure anche, non mi ricordo come si chiama, però lo scivolo nel deserto. E il giorno dopo ci fermiamo a Swakopmund, perché a Wallis Bay sul porto partono le gite per vedere l'isola delle foche, e le foche che, come vedi qui, saliranno anche sulla barca. Ci sono sempre le solite due o tre che sono state salvate, che si erano magari fatte male, così che sanno che l'uomo non gli fa niente, anzi gli dai pesciolini da mangiare, quindi sono abbastanza contenta. Lì, se in mezzo all'oceano, copritevi benissimo. Questa gita è una gita che consiglio tanto, cioè dovete farla, molto particolare vedere tutte, c'è un'isola con 70.000 foche sopra, e potete vedere anche i delfini. Allora, quello che abbiamo fatto noi e che vi consiglio anche è di andare, prima di andare a fare il safari, ma dopo aver visto gran parte della natura, quindi foche, isola delle foche, deserto, montagne, è di andare in un, diciamo, a fare un safari privato, diciamola così. Ci sono dei lodge che hanno proprio terreno, e che appunto semplicemente hanno degli animali che vivono in questo terreno privato, ma vivono più o meno come se fossero all'etosha, ad esempio. Semplicemente sono abituati alla presenza dell'uomo, e quindi non provano fastidio a vedere l'uomo, semplicemente. E questo vi permetterà anche magari di vedere molti animali da estremamente vicino. Noi ad esempio abbiamo visto molto da vicino il rinoceronte, che non abbiamo avuto invece l'opportunità di vedere da vicino durante il safari. Ok. E affascinante, sì. Poi qui di solito ci si sta una notte, e poi io consiglio Palmwag. Palmwag. Allora, questo posto è abbastanza surreale. Vedrete queste, e anche le strade sono molto affascinanti, perché veramente andate dalla pianura al canyon, montagne, rocce, c'è una varietà incredibile. E qui appunto vedrete queste un piccolo cappello che è di quarzo, perché il terreno con le piogge scende, ma il quarzo rimane lì. E anche qui vi consiglio il Game Drive, perché vedrete le prime giraffe, diciamo, in un ambiente naturale, in un ambiente che è anche un po' diverso rispetto a quello del safari, e sono buffissime le giraffe. Qui, sì, ero qui, proprio affascinante essere tu l'ospite e non loro gli ospiti a casa tua, ma tu l'ospite a casa loro. È ciò che è giusto. E molti di questi game drive sono organizzati in modo che alla fine ci sia un aperitivo, ti mettono in un posto con vista e davanti al tramonto ti portano una bibita, magari della frutta secca, delle patatine. Bellissimo. E questo è la foto.
Russia passerete 2 giorni, secondo questo programma ovviamente, un pomeriggio, un giorno intero e la mattina. Funziona che bisogna andare di waterhole in waterhole, quindi da pozza d'acqua a pozza d'acqua, in modo da avere più possibilità di trovare animali. Ogni tanto troverete anche gli animali sulla strada, soprattutto molte molte zebre, qualche raramente qualche elefante magari anziano da solo, o delle giraffe e tante tante quelle che chiamo le capre africane, che sono gli springboks o degli struzzi, insomma, però molti animali riuscirete a vederli nei waterhole. E a quel punto ci sono degli esempi. Sì, non è consigliato sinceramente il game drive, potete risparmiare i soldi, è affascinante. Appunto, come ho detto, il safari in Namibia non è il più bello che potreste fare, nel senso che qui devi essere fortunato, mediamente fortunato, a trovare un leone, diciamo anche bravo a capire se magari qualcuno ha visto qualcosa e avvicinarti. Mi avevamo visto un leone, una leonessa, iene, tanti fagoceri, giraffe, un rinoceronte, zebre, tanti tanti elefanti, ci sono anche i cucciolini piccoli piccoli, carissimi. Però il fatto di che gli animali siano un po' più rari e anche rende il momento ancora più prezioso e unico. Quindi è stato veramente bello. E qui appunto 2 notti, rimane l'ultima notte. E l'ultima notte io consiglio di andare in una riserva. E noi in particolare siamo andati in una riserva di leopardi. Con riserva di leopardi vuol dire che in quella zona molto estesa c'erano delle fattorie e hanno scoperto che in quella zona vivevano naturalmente dei leopardi. Quindi al posto di eliminare i leopardi, dopo vari tentativi, hanno deciso di appunto accogliere questa presenza. Uno di vari lodge offre bellissimi, siamo andati in un lodge incredibile, proprio da molto luna di miele, romanticissimo, si mangia benissimo. E il game drive appunto lì è, devi farlo. E devo essere sincera, il leopardo è l'animale più bello che abbia mai visto. Ha gli occhi chiari, sembrano quasi azzurri, è un animale incredibile. E anche lì la ricerca del leopardo è un qualcosa di super emozionante. E loro non ti considerano, semplicemente non gli interessa la tua presenza, hanno imparato che non fai del male, quindi non gli interessa. E il leopardo come animale è incredibile, quindi ve lo consiglio veramente. Il giorno dopo si ritorna a Windhoek. Allora, più o meno il giro che vorrei farvi fare è questo, però dimmi anche te se avresti delle altre idee, insomma ci aggiorniamo. Stare sui 500-600 testa più o meno, andate e ritorno. Sì. Ok. Allora, niente. Io spero davvero anche di averti un po' convinta. Ho confermato comunque la tua voglia di andarci, perché ne vale tanto la pena. E non vedo l'ora che tu mi dica cosa ne pensi. E sentiamoci, insomma, per definire se cose che vuoi vedere.
Sentiamoci davvero.